TG Treviso, ti vuoi una buona serata e buon Ferragosto. Beh, in apertura ci occupiamo di un bilancio che ha fatto Ascom Confcommercio. Non si parla di saldi, ma si parla anche di turismo, degli effetti che questo può avere, ha avuto proprio sui commercianti del centro storico in particolar modo. E allora sentiamo le considerazioni e le prospettive nelle parole del presidente di categoria, Renato Salvadori. Sentiamo. La prima considerazione, che può sembrare molto distante dalla vita di tutti i giorni, è che l'instabilità, quindi l'instabilità politica, cioè le notizie che si rincorrono alla mattina di un verso e al pomeriggio di un altro, non sembra, ma incidono pesantemente sui consumi. Luglio è stato un mese ulteriormente penalizzante per quanto riguarda i consumi interni, e questo risponde alla domanda sui saldi. È evidente che se non c'è fiducia la gente non spende. Per quanto riguarda il turismo, continuiamo a vedere tutta una serie di persone, stiamo lavorando di persone che non parlano la nostra lingua e che vengono magari da Venezia, ma non solo, stiamo lavorando perché questo sia un fenomeno che si solidifica e si assesta, rendendo la città più attrattiva o comunque inseribile all'interno delle mete generali. È evidente che una bella Treviso di per sé non basta, ma serve una rete di appoggio tale per cui uno, se viene a Treviso, ci possa rimanere uno o due giorni utilizzando non tanto e non solo le bellezze della città, ma anche le attrattive generali. Ricordo che l'enogastronomia e il vino in particolare sono elementi di riconoscibilità unica, per cui non una grande Treviso, ma una Treviso più grande. I dati ci dicono che un visitatore, un turista per lavoro, spende mediamente 90 euro in una giornata, un turista per divertimento ne spende 140. Il gioco è inseguire i 50 euro di differenza che sono generati dal turismo, ma diventano un'opportunità per tutta l'economia. Questa è la partita da giocare. Gli utenti trevigiani promuovono Contarina per il servizio offerto. Adesso si guarda avanti e soprattutto bisogna puntare a migliorare una collaborazione con il comune. Se gli utenti premiano, come evidenziato da un sondaggio, il servizio di Contarina, l'obiettivo è quello di aumentare e, laddove sia necessario, migliorare il servizio, e questo grazie soprattutto ad una collaborazione, ad un dialogo continuo con il comune. Ci sono alcuni servizi che la gente ritiene molto importanti e che quindi rispetto ai quali bisogna che noi dedichiamo attenzione. Ci fa piacere che questo confronto avvenga col comune, perché alcune cose non dipendono esclusivamente da noi, ma faccio l'esempio dello spazzamento di strade. Nel momento in cui ci viene richiesto di aumentare lo spazzamento delle strade e aumentare la frequenza, per noi non c'è nessun ostacolo, anzi ci fa estremamente piacere. Contarina, insieme a Cassugana, ha deciso di monitorare la situazione in centro storico e nelle aree in cui si trova una particolare concentrazione di unità abitative, per concordare insieme soluzioni da adottare, mantenendo però alcuni punti fermi. Il conferimento deve essere da parte di persone che vengono individuate, proprio perché noi applichiamo una tariffa puntuale che è rapportata alla quantità di rifiuti che si producono, e poi deve essere garantita una qualità nella raccolta differenziata. E con il prossimo servizio ci occupiamo dell'incontro tra i ragazzi dell'Istituto Trevigiano Mazzotti e una delegazione di studenti giapponesi. Composti, silenziosi, nelle loro divise, gli studenti della città giapponese di Ichinomiya anche quest'anno sono arrivati nella Marca per incontrare i colleghi trevigiani dell'Istituto Mazzotti. Si rinnova così il gemellaggio tra le due città, nato qualche anno fa con l'intento di mettere in contatto due culture diverse. Sono due civiltà a confronto, la civiltà giapponese con i nostri ragazzi, e credo che questo scambio interculturale sia veramente un momento importante di crescita sia per i nostri ragazzi che per questi studenti di Ichinomiya. Entusiasti gli studenti giapponesi come quelli trevigiani, pronti a partire per il paese del Sollevante per essere loro stavolta a scoprire di più della cultura nipponica. Il capo della delegazione giapponese spiega così il valore di questo gemellaggio per i ragazzi e le ragazze di Ichinomiya. Vivendo in Giappone è un po' come oggi, è un po' rischio di rimanere al suo mondo, piccolo mondo, no? Quindi con questa esperienza gli studenti imparano di avere più comunicazione, socievolità.
Davvero una bella esperienza per questi ragazzi. E noi siamo arrivati al termine del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, una buona serata.